Buongiorno ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale Mariano The Road Dude Family. Adesso siamo di nuovo alla concessionaria del camper, da dove abbiamo preso noi il nostro camper. E magari vediamo qualche nuovo modello, così. Mi piacerebbe questo davanti, questo Rimmer davanti. E niente, vediamo intanto com'è messo il nostro, perché di carrozzeria hanno finito il lavoro, di quello che ho capito. E adesso vediamo, l'hanno portato qua e qui dovranno iniziare i lavori, però dopo le feste natalizie. Quindi vediamo questo qua, mi piace questo Rimmer, cioè sulla meccanica Mercedes, questo deve essere molto bello. Però il prezzo, vediamo il prezzo, il prezzo, il prezzo, rullo di tamburi è 166.000, eh sì, È un po' troppo. però è un 4x4, però favola questo ragazzi, favola. Ovviamente è chiuso, mi dispiace, davvero. Non so se riesci a vedere qualcosa, la panchina, la dinette. Oh, però bello, questo. Però il prezzo, caspiterina. Eh sì, niente da fare. Adesso andiamo dentro a vedere, poi magari facciamo un giro, vediamo se c'è qualche camper aperto. Ecco, uno come il nostro, però un altro colore. Vedi Matteo, questo è come il nostro. Eh sì. Non vedo il prezzo, forse è già venduto. Questo sì, è venduto, ecco, per quello. Vedi? Lo deve consegnare. Bel colore, mi piace il colore. Sì, ha il navigatore tutto messo. Ma anche noi possiamo prendere, che la cosa non è. Sì, bello. Vediamo il nostro se c'è da qualche parte o l'hanno portato. È anche il bagno, Matteo, vedi? Tutto smontato anche là, però pian pianino lo monta. Questo non l'hanno cambiata, va bene, cioè sì, praticamente tutto. Adesso come si vede qua, che era il discorso, vedi, tutto riparato, tutto bello, però tutto smontato. Eh sì, quella sì. E il bagno, però è stato tutto pulito e bellissimo, dai. E anche qua, poi vediamo. C'è la finestra, sì, c'è la nostra foto ancora là. Eccola. Tutto smontato anche qua. Speriamo. Però vedo che un po' di isolazione ci hanno messo, che si mette. Spero che mettano di più. Vediamo sempre un Detlefs, che è 58.000, anzi 60, il prezzo compreso 60.799, un po' diverso del nostro, ma a me mi piace più. È quello con il bagno strano che non piace a me, così è bello da vedere come si vede, però il bagno è più stretto qua, il frigo a colonna qua si apre così. Poi hanno fatto questa, secondo me, una cagata pazzesca. Sì, perché ha il bagno più grande qua, ma è una cagata pazzesca, perché per fare la doccia devi smontare tutto il letto e boh. È molto stretto, non lo so, due persone, davvero strettissimo. Non mi piace per niente, sinceramente, questo modello. Sì, è molto stretto e anche io qua. Adesso vi faccio vedere, cioè da qua al frigo appena sto, se sei un po' più, no no, è molto stretto, no, no. Il nostro sinceramente noi possiamo passare così uno dietro l'altro quando siamo, questo è molto stretto, non mi piace. Sono contento che ho visto il nostro camper e sono contento, dai andiamo di là, qua ci sono dei bei modelli, c'è un po' di vento. Ho visto che mettono l'isolazione, questo mi piace, e poi si sistema tutto, dai. Uno da Imor che è molto bello, penso sempre sulla Mercedes, questo,
è 200 questo, un integrato, insomma. Questi sono bei, ma è venduto, pensate che sono venduti. Questo almeno su c'ha 200.000 costa 211.000. questi 211.000, però Quell'altro sono 201. delle case mobili. Mi piacerebbe uno di questi, però i prezzi sono questi, ecco, purtroppo. E questi che vedete con Verkauft, però c'è ancora in esposizione, forse finché fanno i numeri, tutte c'è le targhe e tutto il resto. Dai, andiamo, Matteo, verso la macchina, andiamo di là a vedere qualche altro camper. E poi sì, ecco, questo è come il nostro. L'hanno smontato, ho visto anche io come è fatto dentro, smontato. E niente. Speriamo bene, speriamo. Poi sì, per il 15 gennaio più o meno l'abbiamo indietro. Questa è bella cosa, però sì, è 4x4, no, è bello questo, mi piacerebbe uno di questi, sinceramente, questa è bella cosa. Poi cosa abbiamo qua? Dai, vediamo, facciamo un giretto. Da Just Go, che ha un prezzo, diciamo così, 83.000, 4 posti, non è male questo. L'abbiamo visto ancora, ma mi piacerebbe vederlo ancora. Poi c'è questo qua, 77. Va bene, due posti sulla meccanica di Ford. Questi sono sulla meccanica di Ford. Vediamo, magari saltiamo su uno se è aperto. Aspetta un po', vediamo quale. Anche questo non è male, però questo 110.000, 4 posti. Non so se è aperto. No, forse non ci sono più aperti. Vediamo, Forse è vediamo quello tutto se. chiuso. Sì, comunque questi qui sempre la stessa cosa dei camper, diciamo, non è che cambia tanto. Quale volevamo? No, questo Just Go, qual era? Questo qua. Però non so se è aperto, vediamo. Ah, ecco, è aperto. Dai, vuoi salire tu prima? Però vediamo a fare. Sì, è bello, però c'è qualcosa che spazioso, sì. Non è male come spazio, però non c'è qualcosa che non mi convince qua. Questo perché il colore un po' così, però non è male, alla fine il prezzo ci sta, ci sta. Bello spazioso questo, vero? Però poteva C'è anche essere ancora meglio davanti. la panchina là, non mi piace, un po' così. Va bene, il tavolo si gira così. C'è anche già la TV. Yeah. Dai, mettiti là, vediamo come stai là. Eccolo. Sì, dai, qua. Io sto comodo. C'è anche il tavolo, si può fare così. Ci stai, comodo? Aspetta, l'abbiamo tirato. Va bene, sì, con la giacca. Sì, dai. Ci sta, non ha Qua si qualcosa. sta meglio di qua, secondo me. Si sta meglio di là. Però anche qua, secondo Va me. bene, vediamo un po' come è fatto questo. Qua è la cucina. Ha due fuochi o ha tre fuochi? Ha due fuochi. Immaginavo. In effetti, ah, ha il letto basculante qua. Oh, che Sì, questo bello! sì, ci sta per il prezzo. Poi qua abbiamo il frigo a colonna. Sì, non male. È bellissimo! Sì, c'è anche il freezer. Sì. Poi vediamo com'è fatto il bagno. Qua cosa abbiamo secondo te? Qua la cabina doccia. Che non è male, che è separata dal gruppo WC, no? Con la camera da letto grandiosa. Sì, il bagno assomiglia tanto al nostro come è fatto alla fine. Sì, però un pelino più grande, devo dire, sì. Però è bello che hai. Poi qua c'hai una tendina per dividere Cosa apre zona questo? zona notte, zona giorno. Così si apre questo, però così vedi. È bella la doccia, Ci no? sta, sì. Sì. Poi camera da letto grande, grande, che viene fin qua, perché questo si tira, vedi? Questo si tira fin qua e diventa un letto, altro che. Pensili ce ne sono abbastanza, anche il garage. No, ci sta, per il prezzo ci sta, visto che
un furgonato arriva a 70.000, quindi questo 80 ci sta. Non è male, mi avrebbe piaciuto qualcosa qua sulla panchina, però dai, alla fine per una famiglia come noi non è di tutto male, anzi, bello spazioso. È bella camera da letto, poi c'hai il letto basculante, che non male. Va bene, magari riusciamo a vedere anche qualcuno. No, tu sei aperto. Dai, vieni, stai attento alla porta. Sunlight 62.000, non so se è aperto. Ecco, è aperto. No, va bene, le sedie non sono girate. Vediamo. Oh, che bello, rapido esce la scala, da noi un po' meno. Sì, non è male, va bene, adesso le sedie si possono dare, però il tavolino mi sembra un po' piccolino. Ah, c'è il tetto a soffietto questo. Ah, ok. Sì, però questo è con il tetto a soffietto, sì. Che non è male, però mi sembra, va bene, qua c'è questa cosa qua per mettere, poca roba di stivare mi pare. Qua un letto che ci stanno due, sì, peccato che anche là non ci sono pensili come da noi, va bene, sì. Poi questa porta alla fine, sì, hanno fatto una porta così, però sarebbe visto, era meglio una scorrevole sinceramente, però dai, tutto sommato non male, neanche il bagno, no, non male, non posso dire, però c'è qualcosa che a me non piace quando sei, cioè, tipo da qua a qua troppo stretto, non mi piace qui, e io non sono uno grosso, ecco, mi domando se qualcuno più grosso, cioè non si prende questo, ecco. È un po' strettino sinceramente, doveva essere più spazioso, però vabbè, il frigo come il nostro, anche qua due fuochi e lavavo, sì, vabbè, dai, non è... sì, sì e no. Vediamo questo motorhome da Detlefs, 109.000, 4 posti letto. Vediamo, questo è aperto, vediamo. A me piacciono i motorhome. Questo è già un'altra cosa, sì, no, questo è bello, boh. Sì, il letto basculante lì davanti, molto più spazio, tavolozzo. Però qua sembra, in teoria deve essere, o non viene, ma no, deve essere anche qua qualcosa, forse adesso manca il tavolo, in teoria si deve spostare, sì, adesso va bene, c'è qua dei ganci, insomma, non male per il prezzo, ecco, perché i motorhome costano, questo è con cambio manuale, sempre su meccanica Fiat, è sempre dalla casa Detlefs, che è normale per un mezzo del genere. Vediamo, pensili, belli pensili, o no Matteo? Sì. Una piccola TV, frigo a colonna, vediamo, sì, ci sta, tetto Ford, frigo tetto Ford, sì, non è della Dometic, sì, però va bene, questi fanno, sì, non male, però tre fuochi, però quando cucini hai poco, cioè non è bello questo, mi piace questo, sì, che così non, però c'hai poco per, come dire, per, ah, da qua c'è il piano di lavorare, ecco, magari sì, ecco, questo si sposta, ma sì, va bene, il tavolo qua, che questo sì, non male alla fine per il prezzo, perché questi costano anche di più sinceramente, molto. Camera da letto bella, devo dire, non male, sì, non male tutto sommato, hai tanto posto di stivaggio, cabina, doccia,
poi qua il bagno. Sì, non male, non dico, poi hai c'è la porta scorrevole per dividere zona giorno, zona notte. Sì, non male, c'è qualcosa che manca, però ripeto, questi costano molto di più, quindi qualcosa ci può stare, ecco. Truma Combi, sì, pannello di controllo qua, no, sì. Sì. Ci sta, dai, ci sta per il prezzo, ci sta abbastanza capiente. Scendiamo. Il prezzo 109.000, ecco. 87 il prezzo di partenza, che non sarebbe male, poi con qualche aggiunta che forse non puoi fare, nemmeno arrivi comunque a 109.000. Questo sarebbe aperto, questo è un 179.000, il motore, questo ha già il letto basculante abbassato, non so se è aperto, vediamo se è aperto, forse è già venduto questo, sì, perché vedo già che ha, però va bene. Poi cosa abbiamo qua? Abbiamo Plus Classic, questo è 99.000. Non so se è aperto anche questo, sì, è aperto anche questo, vediamo la scala dove si qua, ecco, da qua, però si vede che non ha la corrente, questo già mi piace di più, vi devo dire la verità, non so, forse mi piace perché ha come le mie sedie questo materiale qua che non è male. Il tavolo c'è lasciato giù, però si può alzare sicuramente, si alza e si sposta, già mi piace qualcosina di più, va bene, si vede che l'hanno lasciato giù per discorso di letto basculante, i mobili colore sono come da noi, va bene, qua è finto, invece qua pensili. E anche qua sopra la cucina, non male, non male, ha tre fuochi, anche questo non male per il prezzo che ha, sinceramente molto meglio di quello che abbiamo visto fino adesso. Frigo, anche questo a colonna, così con il freezer qua che è molto capiente. Sì, poi anche qua cabina doccia e poi il bagno, sì, che ci sta, mi piace, questo mi piace di più. Pensili, camera da letto bella grande e anche qua letto basculante, non male, questi sono i prezzi comunque. Poi è anche qua un posto a sedere, sì, dai, andiamo Matteo, ecco. È a 99.750, devo dire che ci sta, dai, ci sta per il prezzo, ci sta. Vediamo qualche dettaglio. Sì, quattro posti a dormire, insomma, è un, qua ci sono i dettagli, no? 120 multijet 3, 103 140 PS, automatico il cambio, 7,41 di lunghezza, poi 2,33 di altezza, o 3, 2,33 di larghezza forse, comunque sì, non direi non male, ecco, direi non male. Poi c'hai tanto
baule. Sì, è questo che hai posto per stivare, per mettere la roba, per insomma, soprattutto quando sei con famiglia, che è molto importante, che roba ci serve, ecco, sempre. Dai, usciamo di qua, Matteo, cosa dici? Guardiamo anche questi che si usano tanto, questi mezzi, che alla fine non sono male, assolutamente. Per me è un po' prezzo, però è come una macchina, 57.000, questo sulla meccanica Ford. Ecco, è aperto. Praticamente questo è un piccolo furgone, no? E che poi qua si alza, c'è il letto, cioè diventa, come dire, puoi stare in piedi. Anche qua c'è il letto, sopra, vediamo cosa c'è scritto. Sì, 4 posti a dormire. Quindi 2 giù, perché qua si abbassano i sedili. Questo si alza, poi c'è qua un po' di cucina, un po' di cose, insomma, che puoi fare dei bei viaggi anche con questo alla fine, no? E poi usarlo, è sulla meccanica Ford questo, e lo puoi usare come anche macchina di tutti i giorni, normale, direi. Comunque questi sono i prezzi, sì. O 52.000, questo da Detlef, ma tutti sono Detlef qua. Vediamo questo sulla meccanica della Mercedes, cambia qualcosa? Cosa cambia? 63.000. Ah no, è Opel. Cosa dico? Mercedes, perché ho visto Mercedes? No, ho sbagliato. È sulla Opel. Poi quello sulla Citroen, 42. Comunque, come si vede, sono più o meno così, guardate questi aperti. Diciamo che sono così, e non male, ecco, diciamo che puoi viaggiare un po' dappertutto, perché è come davvero una macchina normalissima, ecco, come un furgone normalissimo, piccolo, e niente. Qua i soliti mezzi furgonati, insomma. Eh sì, niente, sono contento. Diciamo che siamo contenti che abbiamo visto il nostro di camper. Hanno fatto un bel lavoro con me per la carrozzeria, poi metteranno tutto su. Ho visto che c'è, sono contento che ho visto che c'è anche quell'Armaflex di isolazione che l'hanno messo, ma sono contentissimo. E, è buono. Poi aggiusteranno tutto. No, sono stati, devo dire, anche qua del tipo molto molto gentile, ecco. E loro adesso sono chiusi, sono in vacanza, giustamente. Ieri l'ha portato, io sono contento che non è fuori, però tutto è smontato, anche il serbatoio di acqua, tutto, quindi non c'è paura di congelarsi qualcosa. Poi metteranno tutto a posto. E però faremo una bella prova prima di partire, guarderemo in dettaglio tutto, vero Matteo? Che funzioni tutto, ecco. No? Sì, niente, siamo contenti, ecco. Intanto noi faremo un viaggio verso la nostra nonna con la macchina piccolina. Però il prossimo anno, dai. Poi siamo attenti a non graffiarlo di nuovo, che sì. Sarebbe brutto. Sì, capita purtroppo, niente. Però l'importante è che si può aggiustare, ecco, questo è molto importante, che possiamo, ci siamo riusciti a aggiustare. Spero che, sì, ci manca tanto, però dai, noi vi salutiamo, ciao ciao, da parte nostra vi auguriamo un buon Natale, buon, felice e sereno Natale vi auguriamo davvero. E ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazzi, ciao ciao, ciao a tutti.